Situata in Abruzzo, una delle regioni dal punto di vista naturalistico più ricche ed integre d'Italia, la OTI, Omiotossicologici Italia, è l'azienda che ha fatto la storia dell'omeopatia italiana. L'esperienza precedentemente acquisita nel settore farmaceutico rese possibile, oltre 20 anni fa, la creazione del primo laboratorio omeopatico italiano. Da questo si è sviluppata un'officina farmaceutica di oltre 6.000 metri quadrati coperti, che opera secondo le più recenti norme di buona fabbricazione e le linee guida dell'Unione Europea, e che occupa oltre 100 dipendenti e fornisce depositi, farmacie, su tutto il territorio italiano. La produzione omeopatica si avvale di materie prime che provengono dal regno animale, vegetale e minerale. Nelle serre e nei giardini vengono coltivate le più varie specie vegetali, delle quali si può seguire la coltivazione e la raccolta. Per quest'ultima si deve scegliere con cura il tempo balsamico nel quale la pianta è più ricca in principi attivi. Inoltre, importante, è la scelta della parte da usare chiamata droga, in cui i principi attivi maggiormente si concentrano. La raccolta di piante spontanee viene invece affidata a cooperative di raccoglitori, così come l'approvvigionamento degli altri materiali di partenza viene fatto presso fornitori validati per competenza ed affidabilità. La produzione omeopatica moderna ha due anime, una che gli viene dalla tradizione e l'altra dal riconoscimento in tempi più recenti del prodotto omeopatico come farmaco a tutti gli effetti. Per questo la produzione è improntata al rispetto delle norme di buona fabbricazione, come qualsiasi azienda farmaceutica che produca secondo standard moderni, senza però perdere mai di vista quelle che sono le peculiarità del medicinale omeopatico. I locali di produzione sono strutturati in modo da evitare ogni possibile contaminazione, innanzitutto dall'esterno e poi fra differenti prodotti lavorati internamente. Questo è stato realizzato utilizzando moderne tecnologie di filtrazione e di condizionamento dell'aria, per cui si può tenere sotto controllo con l'ausilio di filtri la contaminazione particellare e microbiologica. Nei locali dove la produzione è riservata alle forme orali si possono trovare al massimo 100.000 particelle per 1.000 litri d'aria, un ottimo valore rispetto a quello dell'aria esterna, che migliora quando si entra in reparti come quello della produzione in asepsi. Ci sono anche altri sistemi di protezione. Questo locale è a pressione inferiore rispetto agli ambienti attigui, come mostra il manometro differenziale di controllo. Si tratta infatti di una sala pesate dove vengono manipolate le polveri. Una dispersione accidentale non porterà ad un inquinamento del resto dello stabilimento.
Un'altra misura di prevenzione è la presenza di una cappa sulla zona bilance, con un flusso d'aria forzato dall'alto verso il basso che porta le sostanze accidentalmente perse durante la pesata verso una presa d'aria che ha un filtro assoluto. Le droghe di origine vegetale ed animale vengono sottoposte ad un processo di macerazione secondo le specifiche della farmacopea francese, che prevede 21 giorni di estrazione con un solvente idroalcolico di opportuna gradazione. Al termine si procede ad una spremitura ed una filtrazione. Ad ogni tintura conservata in recipienti di vetro scuro o di acciaio inox viene attribuito un lotto ed una data di scadenza che può variare da 1 a 5 anni. Successivamente al buon esito dell'analisi, si immette la tintura madre nel circuito della produzione per la fase successiva, che è quella della diluzione. Le diluizioni vengono preparate a partire dai ceppi prelevati in esatta quantità ed uniti al mezzo diluente in rapporto variabile a seconda del tipo di diluizione. Se si tratta di diluizioni classiche neimaniane, a partire da un ceppo solubile, si opera sotto cappa, prelevando con una pipetta tarata e portando a volume con un dispenser anch'esso tarato. Si procede alla dinamizzazione utilizzando dinamizzatori meccanici del tipo cosiddetto a braccio. Le diluizioni vengono poi conservate in un apposito locale, in ordine alfabetico e contrassegnate da un lotto e da una scadenza. Vengono tenute solo le diluizioni di maggiore interesse e quelle che consentiranno in pochi passaggi di ricostituire la diluizione terminata senza dover cominciare di nuovo dal materiale di partenza. Tutti i dinamizzatori sono stati costruiti direttamente su specifica OTI. Ad esempio, il dinamizzatore di tipo corsacoviano, che si basa sul metodo detto anche del flacone unico. Funziona non per svuotamento, bensì per aspirazione. Si tratta comunque di produrre diluizioni centesimali, in quanto agendo su vari parametri operativi, sia che il liquido che rimane adeso alle pareti del recipiente di vetro è un centesimo di quello che era presente prima dell'aspirazione effettuata da una siringa tramite un tubo. Viene poi rimesso liquido diluente nuovo ed effettuate 100 succussioni. L'apparecchio funziona in continuo fino a fermarsi la diluizione voluta impostata su una centralina. Il BL3 è un reparto idoneo alla produzione dei nosodi direttamente dalle sostanze di partenza, che nel caso specifico sono ceppi batterici o virus. Questi reparti vengono classificati in una scala da 1 a 4 a seconda della pericolosità del materiale lavorato. In questo, che è di terzo livello, si possono trattare moltissimi nosodi di interesse omeopatico, seguendo procedure stringenti ed utilizzando apparecchiature particolari, quali cappe biohazard, passbox a raggio V e stanze a pressioni differenziate per contenere le eventuali pericolose dispersioni di materiale. Dalla diluiteca, le diluizioni vengono prelevate a seconda della necessità dal laboratorio preparazioni, che provvede alla preparazione del bulk di diluizioni singole o in complesso attraverso l'uso di dinamizzatori di partita. Il semilavorato viene poi inviato ai vari laboratori di confezionamento primario per essere frazionato nei contenitori finali.
Qui si producono le gocce anche con l'ausilio di macchine come questa, che mettono in una giostra le bottigliette da 50 ml, le riempiono dosando il liquido aspirato da siringhe in vetro attraverso tubi di silicone ed aghi d'acciaio, mettono il contagocce, il tappo salvabimbo ed etichettano in linea il prodotto finito. Il semilavorato può venire infialato qui per la preparazione delle fiale orali. Il principio di funzionamento è molto simile al precedente, perché le macchine così concepite possono venire condizionate ad ogni produzione con procedimenti di cleaning opportune, avendo tutte le parti che entrano in contatto con il liquido che si smontano e puliscono facilmente. Qui la fiala, una volta riempita, viene messa in rotazione e fusa da una fiamma nella parte superiore. Il calicetto che serve per la ricezione del liquido viene scartato e la fiala ordinata in vaschette. Infine, qui abbiamo il reparto confezionamento secondario delle fiale, dove si conclude il processo produttivo. Le fiale vengono riordinate mediante una macchina che le pone tutte nello stesso senso, attraverso una serie di trappole, in modo da poter essere etichettate o scritte, e raccolte nei rondo e quindi totalmente sperlate per verificare l'assenza di corpi estranei e poi scatolate. Le diluizioni e le loro miscele possono costituire uno step per la produzione di forme farmaceutiche solide, proprie dell'omeopatia. È il processo dell'impregnazione per cui si fissa una diluizione su un supporto inerte, costituito da granuli, globuli o compresse. Si opera suddividendo la quantità di diluizione in tre frazioni, in rapporto dell'1%, e, secondo le specifiche di farmacopea francese omeopatica, si introduce nel recipiente facendolo poi ruotare sino a completa distribuzione ed assorbimento sul supporto. I granuli così impregnati vengono confezionati nei classici tubi da 70 granuli o nei flaconi Magnum da 240 granuli, i globuli in capsule o in tubi monodose. Questo reparto per la preparazione in ambiente asettico è nato per rispondere alla sempre maggiore richiesta di qualità farmaceutica ed omeopatica. Si comincia con la preparazione della soluzione a partire da materie prime controllate, che vengono introdotte in un dissolutore di acciaio inox e mescolate. Si immette poi azoto che manda in pressione il recipiente, facendo fuoriuscire la soluzione direttamente nella stanza di lavorazione, dove viene filtrata mediante filtro Seitz. Questo filtro con pori di 0,2 micron di diametro trattiene i microorganismi e per il fatto che è carico elettrostaticamente impedisce il passaggio dei pirogeni. I contenitori, fiale e flaconcini vengono sterilizzati direttamente dal fornitore ed introdotti nell'ambiente protetto attraverso pass box a raggio UV per la decontaminazione dell'involucre esterno. La soluzione raccolta dal filtro viene infialata in questi contenitori sotto un flusso di aria sterile proveniente da filtri assoluti EPA e quindi il contenitore viene chiuso e rimane sterile senza bisogno di ulteriori passaggi. Ogni fase è quindi controllata scrupolosamente con istruzioni particolareggiate che vanno dalle procedure di cleaning e di lavorazione a quelle di comportamento del personale. La OTI è un'azienda che per adeguarsi alla vastità del repertorio della farmacologia omeopatica ha fatto della flessibilità la propria bandiera. Produce infatti quasi tutte le forme farmaceutiche possibili, oltre a quelle viste ad esempio gli sciroppi e le pomate. Thank you.
Il laboratorio di controllo qualità è suddiviso in tre parti, a seconda del tipo di controllo da effettuare: microbiologico, chimico e tecnologico, strumentale. Le materie prime in entrata, i semilavorati, i prodotti finiti vengono sottoposti a controlli per verificarne la rispondenza alle specifiche prefissate. Oltre ai controlli previsti per le erbe, sulle tinture vengono eseguite analisi in cromatografia su strato sottile per verificare la qualità dell'estrazione. La tintura madre viene depositata su una lastra di gel di silice supportata su vetro, introdotta in una camera dove siano stati posti dei solventi ed esaminate le macchie corrispondenti alla separazione dei costituenti il fitocomplesso. Parallelamente, vengono svolte analisi allo spettrofotometro UV delle tinture madri come composto di principi attivi e non, quindi senza preventiva separazione. Ad ogni tintura madre corrisponde un grafico dato dall'assorbanza alle varie lunghezze d'onda che è caratteristico di quella tintura madre, riproducibile e confrontabile con quello della stessa tintura madre a distanza di tempo, per valutarne la stabilità. Per l'analisi dei pesticidi viene usato un gas cromatografo con spettrometro di massa come rivelatore. Questo strumento consente analisi accurate nel riconoscimento di contaminanti e pesticidi anche non compresi nell'elenco di farmacopea, perché ha la possibilità di confrontare i dati analitici con quelli presenti in una biblioteca internazionale di migliaia di spettri. Il gas cromatografo con un rivelatore ad ionizzazione di fiamma viene impiegato anche per l'analisi dell'alcol etilico. Controlli tecnologici vengono effettuati per verificare ad esempio la resistenza delle compresse alle sollecitazioni meccaniche. Viene testata la capacità di ovuli e supposte di sciogliersi nei liquidi ed alle temperature biologiche. Per le prove microbiologiche, le soluzioni da esaminare vengono filtrate su una membrana e questa posta ad incubare su un terreno nutritivo in un forno termostatato per verificare la crescita di colonie batteriche o di muffe. Diversi sono i requisiti minimi microbiologici per le varie forme farmaceutiche. Se per i prodotti orali la contaminazione deve stare al di sotto di una certa soglia, per le forme per le quali è richiesta la sterilità ed in certi casi l'assenza delle endotossine batteriche, le prove vengono effettuate con il metodo dello sterile test, che è un sistema d'analisi chiuso per evitare la contaminazione del campione. Per la stessa ragione, questo procedimento è interamente svolto in un locale con caratteristiche di asetticità. Questa è solo una parte del lavoro di un'equipe composta da farmacisti, biologi e chimici, oltre ad altri tecnici specializzati. Un lavoro orientato all'implementazione dei sistemi di qualità, attraverso l'uso di procedure operative standard che dettano istruzioni scritte molto dettagliate sulle modalità di produzione e di controllo, così da rendere ogni fase il più possibile riproducibile e sicura. Thank you.